Benvenuti a Marassi, uno stadio senza tempo, dal fascino antico e dal colpo d'occhio inconfondibile. Qui la Juventus cerca oggi punti preziosi per la volata a scudetto, a fronte una squadra in piena lotta per la salvezza che spesso tra queste mura si trasforma. 90 minuti, due storiche squadre, un pallone in due parole, Genoa Juventus. Una Juventus che è in piena volata per il tricolore, siamo entrati davvero nel vivo del campionato. Pochi minuti fa la Lazio ha vinto a Torino sul campo dei Granata per 2-1 e quindi è scesa a meno 1 dalla Juventus, che vuole quest'oggi altri 3 punti per tornare a più 4 sulla diretta concorrente per lo scudetto. La Juventus in campo con le preghiere di Juan Cuadrado, con la concentrazione di questa coppia d'oro magnifica in attacco, ovvero Paolo Dybala e CR7, a dire la verità è un tridente perché oggi c'è anche Federico Bernardeschi sul prato verde dal primo minuto. Allora 4-3-3 per mister Maurizio Sarri con Szczęsny tra i pali, Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo in difesa, Bentancur, Pjanic e Rabiot a centrocampo, appunto Bernardeschi, Dybala e Ronaldo il tridente offensivo. Dall'altra parte 3-5-2 per Davide Nicola e per il Genoa con Perini in porta, Romero, Soumaoro e Masiello in difesa, Ghiglione, Berami, Schöne, Sturaro e Cassata a centrocampo, Pinamonti e Favilli il tandem offensivo. Allora ci siamo, è tutto pronto e allora via, si parte. Buon divertimento con Genoa Juventus, la 29esima giornata del campionato di Serie A. Ronaldo si butta dentro nello spazio, largo per Federico Bernardeschi, punta Sturaro, Bernardeschi converge sul mancino, traversone in mezzo, deviato, attenzione Dybala, lo stop, va alla gioia Dybala, conclusione, ribattuta, palla fuori, sarà calcio d'angolo per la Juventus. Schöne prova a portare via la palla, Pjanic che la recupera, Bentancur per Bernardeschi, va Federico, Bernardeschi con il sinistro, la respinta di Perin, primo tiro in porta del match per la Juventus con la sventola di Federico Bernardeschi. Ghiglione, rasoterra per Schöne, ci mette il piede ancora Rodrigo Bentancur, Ronaldo va a puntare la porta, va Cristiano, Ronaldo con il destro, Perin in calcio d'angolo, grande parata di Perin di andare a prendere questo pallone. Poi che botta di Ronaldo, Perin attento alla seconda parata nel giro di pochi istanti, dopo quella su Federico Bernardeschi che vediamo ora. Dybala, equilibrio precario, torna indietro dalle parti di Ronaldo, Ronaldo sul destro, Ronaldo la conclusione, Perin ancora una volta, stavolta in due tempi. Pjanic, largo verso Bernardeschi, Bernardeschi dentro l'area di rigore, lo scatto va Federico Bernardeschi, Bernardeschi la mette in mezzo, Perin sul primo palo, si fa trovare pronto l'ex portiere della Juventus. Danilo torna su De Ligt, tutti i 10 giocatori di movimento della Juventus nella metà campo avversaria. Cuadrado, suo traversone in mezzo a cercare Rabiot di testa, Perin. Adrien Rabiot vicino al suo primo gol con la maglia della Juventus. Poca potenza, poca angolazione. Berami. Romero. Romero l'imbucata centrale, attenzione a cercare Favilli, 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 tiro, palla fuori, posizione di fuori gioco però, sì, senza della bandierina, offside da parte di Andrea Favilli. Dybala, Dybala con l'esterno a cercare Ronaldo, gran palla, attenzione Ronaldo, Ronaldo, Perin, il miracolo di Perin, palla strepitosa di Dybala per Ronaldo, a mano aperta Perin, dice di no a Ronaldo ancora. Palla lunga, colpo di testa di Soumaoro. Szczęsny finisce qui il primo tempo a Marassi, 0-0 il punteggio tra Genoa e Juventus, una buona Juve che ha mantenuto praticamente sempre il controllo del gioco, ha calciato tante volte in porta, solo un grande Perin fino ad ora sta negando il successo, il vantaggio. Via, si riparte allora, buon divertimento anche con il secondo tempo di Genoa e Juventus. Cuadrado, Bernardeschi porta via l'uomo per far transitare Juan, Cuadrado attenzione va a ricevere Bernardeschi, Bernardeschi, Berami lo allontana, Pjanic palla sul destro, va Miralem per Dybala con l'esterno per Juan Cuadrado, possiamo andare al traversone, giocata per Dybala, Dybala dentro l'area di rigore, va la gioia, Dybala, Dybala, attenzione, Dybala! La Juventus ha in vantaggio, un gol meraviglioso di Paolo Dybala, 5 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo, cambia il parziale a Marassi, 0-0, Juventus 1, una magia di Paolo Dybala, uno slalom all'Alberto Tomba all'interno dell'area di rigore e palla in buca, la sfiora solamente Mattia Perin, 1-0 per la Juventus.
Gol meraviglioso della gioia, Paolo Dybala. Ininterrottamente a segno da quattro partite di campionato, quattro perle, una in fila all'altra. Inter, Bologna, Lecce e adesso Genoa. 1-0 per la Juventus. Rabiot ancora palla sul mancino con l'esterno, buona idea questa per Juan Cuadrado, può salire il numero 16, va il colombiano. Cuadrado alza la testa attraverso il rimetto a cercare Bernardeschi, palla fuori, non era Rabiot, palla fuori. Sventagliata con il destro dall'altra parte, Danilo capisce tutto, colpo di testa. Poi Pjanic viene saltato con un sombrero, colpo di testa, Pjanic prova ad azionare Ronaldo, attenzione al contropiede della Juventus, va Cristiano, punta la porta, Ronaldo con il destro, è un gol mostruoso, mostruoso di Cristiano Ronaldo, una sassata alle spalle di Perin, 11 minuti nel corso della ripresa, Genoa 0, Juventus 2, un gol incredibile del più forte giocatore del mondo. Che ha un solo nome e un solo cognome, Cristiano Ronaldo, 2-0. Incredibile gol di Cristiano. Bravo Pjanic qui a servire Ronaldo, che sapeva di avere un'autostrada. Allora va a puntare su Mauro, palla sul destro e poi boom! Una sassata all'angolino. Che forte che è, che forte che è Cristiano. 2-0. Gol straordinario. Terza gara consecutiva che vanno a segno Dybala e Ronaldo. Bologna, Lecce, Genova. Cuadrado. Cuadrado per Douglas Costa. Douglas Costa, buon dribbling per Bentancur. Fa la Juventus. Fa l'uruguaggio Bentancur dentro l'area di rigore. Lo scarico dentro. Per Ronaldo niente da fare. Dybala la tiene viva in campo. Fa la gioia. Dybala, raso terra per Douglas Costa. Palla sul sinistro. Fa Douglas dentro l'area di rigore. Fitta contro fitta. Douglas Costa! Ma che gol ha fatto! Douglas Costa! Una pennellata incredibile sotto l'incrocio dei pali, minuto numero 28 del secondo tempo, 3-0, ma questo è da prendere e da mettere all'interno di un museo e tenere lì, perché questa è la perla rara. Dopo tanto tanto tempo, dopo esattamente un anno e 5 mesi, andiamo a rivederlo, a rivederlo. Douglas Costa, fermo Perin, sotto l'incrocio dei pali, una magia del brasiliano, 3-0 per la Juventus, Douglas Costa, ma tre gol favolosi, favolosi davvero, 3-0, cassata con l'esterno, a cercare Sanabria, buon dribbling Sanabria, la conclusione, Szczęsny, si sporca per la prima volta in questo match i guanti. Secondo corner della partita per il Genoa. Biraschi. Ramsey gli va addosso in pressione. Biraschi, buon dribbling. Occhio Biraschi, il suo traversone in mezzo. Palla che scorre, attenzione. Pinamonti, Pinamonti il tiro. La palla in rete. Gran gol di Pinamonti per il 3-1. Gran gol sotto la traversa di Andrea Pinamonti. 1-3. Palla che ha tagliato tutta la difesa. Dribbling di Pinamonti ai danni di Juan Cuadrado, il gran sinistro sotto la traversa, nulla da fare per Szczęsny, 3-1. Fischia l'arbitro, Paolo Dybala sul punto di battuta. Parte il tiro di Dybala, deviazione, calcio d'angolo. De Ligt. Ramsey rischia molto con Szczęsny in scivolata. Attenzione a Pandev, Bonucci. Rischio enorme per la Juventus, Higuain va alla Juventus con la sventagliata di Gonzalo Higuain dall'altra parte per Douglas Costa. Douglas Costa mette giù un pallone pazzesco, Douglas Costa punta la porta, va ancora brasiliano, Douglas Costa dentro l'area di rigore, va Douglas, accelerazione, mette dentro il pallone, chiusura da parte di Barreca. Palla centrale, Bentancur, colpo di tacco di Ramsey, Bentancur allora si mette dentro, Bentancur per Gonzalo Higuain, va il pipita, Higuain, Higuain, Perin, blocca. Attenzione alla corsa di Danilo, finisce qui la partita, la Juventus vince 3-1 a Marassi sul campo del Genoa, tutte le reti nella ripresa al quinto Dybala, un gol bellissimo, all'11° Ronaldo, un gol ancora più bello forse al 28°, una
palla incredibile sotto l'incrocio di palle di Douglas Costa per il 3-0. E poi al 31esimo la ripresa, il gol della bandiera del Genoa di Pinamonti. La Juve di Sarri sana quota, 72 punti in classifica e torna a più 4 sulla Lazio.